Come Regione Marche avevamo stanziato nella precedente legislatura 5 milioni e mezzo di euro per proseguire l'attuale ciclabile che va da Pontevecchio lungo l'argine del Foglia, che arriva fino oggi, arriva fino al Galoppatoio, cioè dopo la zona dell'Iporossini. Un progetto che aveva appunto l'obiettivo di, con questi 5 milioni e mezzo di euro, di proseguire lungo la vallata del Foglia, andando a interessare i comuni. Ad esempio, andava a interessare la frazione di Borgo Santa Maria, arrivava poi fino al comune di Valle Foglia per poi proseguire lungo la vallata in direzione di Casa Bernardi, di Rio Salso, Borgo Massano, quindi che interessava il comune di Pesaro, il comune di Valle Foglia, il comune di Tavuglia, il comune di Monte Calvo in Foglia. Un progetto che è molto atteso dai cittadini perché consente di potersi muovere in sicurezza utilizzando la bicicletta, ma sarebbe comunque un percorso ciclopedonale, cioè che può essere anche un percorso a piedi, che consentiva di collegare i vari centri abitati con le zone artigianali, ma anche con le zone, come dire, rurali. E noi avevamo individuato già a giugno del 2020 i progettisti che avevano fatto già il progetto preliminare. E avevamo avviato nel luglio del 2020 la gara per individuare i progettisti che poi dovevano fare il progetto esecutivo, progettisti che sono stati, come dire, scelti nel gennaio del 2021. A tutt'oggi, diciamo che a quasi 2 anni, ancora non sappiamo se il progetto esecutivo è pronto, ma soprattutto quando partiranno i lavori. Ricordo che il finanziamento aveva dei tempi, cioè entro il dicembre del 2022 dovevano essere appaltati i lavori. A tutt'oggi non mi risulta che sia partita la gara per, appunto, per avviare i lavori, e quindi c'è il rischio di perdere le risorse, e quindi ho presentato questa ulteriore interrogazione proprio per cercare di capire quando partiranno i lavori, appunto per non perdere i soldi. Si tratta di un progetto molto strategico che i cittadini attendono ormai da anni, e sarebbe veramente una beffa aver previsto le risorse, aver fatto i progetti e non essere riusciti a partire con i lavori.